Siamo in compagnia di Mauro Bonino per parlare di questa bellissima esperienza del C-Basket. Bellissima, sono ormai 12 anni che siamo qua dentro, sono sempre di più. Grande cosa, un gran bel progetto. Speriamo che duri e che migrerà in una palestra migliore di questa, anche se siamo molto affezionati a questa palestra. Quando è previsto lo sbarco nella nuova struttura? Non lo sappiamo, si parla di un paio d'anni, forse qualcosina in più. Quindi dobbiamo tenere duro qua dentro, cercare di curare al meglio questa casa qua che abbiamo e poi speriamo nel più breve tempo possibile cominciare a mettere il naso nella palestra nuova. Quali benefici porterà il passare a una struttura sicuramente più performante di questa attuale? Per noi sicuramente enormi benefici, ma credo che la nostra esperienza, il nostro background in giro per l'Europa ci permetterà finalmente di restituire tutti gli inviti che abbiamo avuto. Siamo stati a Vienna, siamo stati in Francia, Lille, Nantes, Loredemar, quindi finalmente potremo organizzare qualcosa di bello qua. Non vedo l'ora di riempire un palazzetto di squadre di un buon livello e fare un bel torneo qua a Sanremo. Quanti sono i ragazzi che si allenano sotto la tua direzione? Beh, quanti sono? Sono tantissimi. Qua abbiamo 106 iscritti, poi abbiamo gli under 15, gli under 17 ospedaletti, quindi siamo un bel po' di gente. Ciao, sono Chiara. Come mai hai scelto il basket invece che la danza? Mi piaceva di più, lo sport che mi appassiona, soprattutto lo gioco di squadra. Ciao, sono Valentina. Stessa domanda, perché il basket piuttosto che la danza? Perché è un gioco di squadra e invece la danza fai da sola. Sono Valeria. Valeria, allora, quando un tuo compagno di squadra maschietto non ti passa il pallone, cosa fai? Niente. Non lo sgridi? No. Promossa, per la bontà. Ciao, mi chiamo Fabio. Perché squadra tifi? Milan. Lo sai che il mio co-conduttore è un interista sfegatato. Okay. Che messaggio vuoi dire, vuoi lanciargli? Che è brutto, molto brutto. Hai sentito Paolo? Ciao, sono Alessio. Alessio, qual è il tuo idolo sportivo nel basket? Michael Jordan. Michael Jordan, che numero aveva? Boh. Mi chiamo Matteo. Matteo, tu perché squadra tifi? Juve. Juve. Quest'anno lo vincete lo scudetto? Sì, sì. Sì? Sì, io dico di sì. Io non sono d'accordo, però sei promosso lo stesso. Mi chiamo Simone. Simone, a te cambiamo un po' la domanda. Chi vincerà il campionato? Il Milan. E il campionato di basket? Il campionato di basket Milano. Milano. E Siena? Anche. Giosuè. Giosuè. Da quant'è che fai basket? Da quest'anno. E come mai hai scelto il basket? Perché è il mio sport preferito. Mi chiamo Lorenzo. Quanti anni hai? 9. Tifi per? Inter. Inter, come il mio co-conduttore. Quindi gli vuoi lanciare un messaggio così di vicinanza, di fratellanza? Sì. Forza Inter!